Si annunciano disagi e problemi per gli automobilisti salernitani e non solo in vista della chiusura dello svincolo autostradale di Salerno Via Gatto sull'autostrada Salerno-Napoli a partire dal 7 ottobre. Ad annunciarlo è stato direttamente l'ANAS per rendere possibili i lavori di manutenzione, si legge nel comunicato straordinaria nei pressi della galleria Castello lungo la carreggiata nord, 500 metri che dovranno essere messi in sicurezza e riammodernati secondo un cronoprogramma di lavori che prevede due fasi. Una di queste è proprio quella che renderà necessaria la chiusura della carreggiata nord 24 ore su 24 per 15 giorni. Come ingresso alternativo gli automobilisti dovranno servirsi dello svincolo di Vietri sul mare. A regolamentare la chiusura del tratto è un'ordinanza dell'impresa che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato italiano. L'ordinanza entrerà in vigore a partire da lunedì 7 ottobre e sarà valida per 15 giorni, quindi fino al 22 ottobre. La chiusura si aggiunge purtroppo ad altri cantieri che stanno già provocando disagi sull'autostrada Salerno-Napoli per la quale meno di una settimana fa in prefettura ci fu un'apposita riunione al termine della quale fu sottoscritta un'intesa con l'obiettivo di limitare i disagi ai centri obbligando i tir ad utilizzare lo svincolo più vicino alla zona di carico e scarico delle merci per evitare che mezzi pesanti attraversino i centri urbani al fine di evitare le code.